Arrivano le uova su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video della serie Pasqua. La playlist si sta arricchendo di tanti nuovi video, ma già è piena zeppa di video sulla Pasqua. La Pasqua è una festa che si presta molto alla creatività, specialmente alla mia. Sarà perché sono golosa di cioccolato? Può essere. E proprio di uova oggi parleremo, non di cioccolato. Le faremo in maniera diversa. Oggi useremo il filo. Basterà del filo e poco altro per creare delle decorazioni veramente belle, pasquali, divertenti e d'effetto. Vi incuriositi abbastanza? E allora spostiamoci sul piano del lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre uova in filo. Un tavolo coloratissimo e disordinatissimo, ma allegro, allegro, allegro. Innanzitutto il protagonista del filo. Allora, qui ho un gomitolo di lana verde, quindi io farò le uova con tutti questi materiali, poi naturalmente con tutti questi fili, poi naturalmente ve lo farò vedere il procedimento solamente con un filo, mentre la resa magari ve la farò vedere con tutti. Quindi ho un gomitolo di lana, ho del filo in cotone da cucito, con dei colori che siano pasqualizi, oppure anche col filo, con lo spago da cucina. Avete presente quello che si usa per avvolgere il polpettone? Lui può essere il protagonista del nostro tutorial. Dopodiché, del nastrino, ne ho qui una rappresentanza vasta perché non so ancora quale userò, del nastrino spesso, del nastrino sottile, di vari tipi. Io ho preso tutto il mio campionario di nastrini per così rappresentanza, ma non so quale userò. Voi userete un nastrino che andrà d'accordo con i toni del vostro filo. Della rafia, stesso discorso, rafia in tonalità con il vostro filo. Della colla a caldo o la blocca attaccatutto, un paio di forbici, della colla vinilica e dei palloncini con relativa pompetta se non volete spomparvi a gonfiare da soli i palloncini, e poi un recipientino. Cominciamo subito, gonfiamo, gonfiamo, gonfiamo sino alla misura che ci piace, in cui vogliamo l'ovetto. Questa è la misura che ho scelto per il mio. Gonfiato il palloncino, se vi risulta troppo tondeggiante, schiacciatelo un poco, manipolatelo, dandogli la forma più ovoidale, insomma fatelo venire fuori a forma di ovetto. Adesso passiamo alla fase 2. Versiamo la colla all'interno di un recipiente e allunghiamo il tutto con un po' d'acqua che io ho messo, essendomi finita la colla, già nel barattolo della colla e ho shakerato, così da non sprecare niente. Facciamo un 60 e 40. 60 di colla e 40 di acqua e mescoliamo bene il tutto. Adesso prendiamo il nostro filo e cominciamo, svolgendone un bel po', a immergerlo all'interno della soluzione di acqua e colla. Quindi prendiamone veramente tanto, cominciamolo ad immergere. Lui fa il bagnetto, affosso ben bene e faccio ben bene sporcare di colla tutto il filo. Con mano incollata ancora prendo il palloncino e comincio ad avvolgere il filo tutto attorno al palloncino in maniera del tutto casuale e disordinata, e avvolgete fino a quando avete filo. Dopodiché, se il palloncino sarà sufficientemente coperto, fermatevi, se no immergete ancora altro cotone e continuate nel vostro lavoro. Continuate ad arrotolare come se non ci fosse un domani, e quando avete una griglia abbastanza fitta, fermatevi ed appendete il palloncino così, magari fuori al balcone, ad asciugare finché non sarà totalmente asciutto. E dopo una bella notte, bastano anche 5 orette, i nostri palloncini sono belli asciutti e il filo ormai si è indurito tutto attorno al palloncino, sia questo che abbiamo fatto insieme, sia gli altri due, questo con la lana e questo con lo spago da cucina, che viene bellissimo tra l'altro.
Adesso dobbiamo far uscire questi palloncini. Poppete! Poppete! Oh mio Dio, non scoppiano, stanno attaccati. E quindi dobbiamo spingerli via. Io mi aspettavo uno scoppio pazzesco, invece no. E scolliamo velocemente il palloncino dalla struttura. E guardate un po', il nostro Vector rimane in forma, carinissimo, vero? Guardate che bellino. Ora possiamo fare un cesto di uova così e riempire anche più piccole e riempire, che ne so, un centro tavola per Pasqua, ma possiamo anche abbellirle. Noi adesso le abbelliamo, non prima però di aver liberato tutte le uova. Adesso andiamo ad agghindarne qualcuno. Ora vi faccio vedere un modo doppio di utilizzarli. Allora, possiamo utilizzarli così interi oppure ritagliarli. Vi faccio vedere subito. Prendiamo questo verde e con questo ritagliamo, guardate, partiamola qua, un ovale, voilà, e poi, visto adesso cavo per metà, adesso andiamo a decorare il nostro vetto, quello che abbiamo fatto insieme. Prendo un nastro chiaro e ne prendo un bel po', zac. Dopodiché stabilisco un punto su cui mettere un po' di colla a caldo, prendo il nastro e velocemente, perché la colla a caldo si asciuga molto velocemente, lo attacco sopra e aspetto che si asciughi un attimo. Faccio fare tutto il giro di nastro al mio uovetto, così, fino al punto di unione. Qui tolgo l'eccesso e quindi faccio fare tutto il giro al mio nastro e metto magari un puntino di colla in vari punti, così che lui stia buono buono attaccato fino alla parte finale, e vado ad agganciare sui punti di colla. Ta-ta! Una volta agganciato, tolgo l'eccesso, assicuro che su tutto sia ben preso, questo quindi sarà la parte anteriore. Prendo un bel po' di nastro, faccio un bel fiocchetto, uno, e faccio quello con le doppie volute. Come faccio? Prendo il nastro e faccio un rotolino, quindi faccio, creo l'occhiello a destra e creo un primo occhiello a sinistra, e poi rifaccio da capo, uno e due, e poi di nuovo uno e due, ok, e pinzo proprio qui al centro in modo che lui stia perfetto così come l'abbiamo fatto. Quindi super punto di colla a caldo anche qui e appiccichiamo il nostro fiocchettone. Naturalmente questo ovetto, che così viene così e poi viene semplice dietro, potrà essere appeso con un laccetto che metteremo, e allora in questo caso prendiamo un altro pezzettino di laccio. Questo è quindi il risultato finale del nostro ovetto col fiocco, guardate che carino. Adesso però proviamo un modello un pochettino più complesso. È quello di prima, però ho tolto il fiocco perché a me non andava di farlo in quel modo, e vi linko subito qui il link per fare i fiori di raffia, perché quelli ci serviranno. Vi metto qua una serie di link dei vari fiori che abbiamo fatto su Arte per Te, perché tutti i fiori possono essere elementi decorativi per le nostre uova. Quindi ora ve ne faccio vedere uno, ma poi se volete ispirazione andate a cercarli nei video dei vari fiori di Arte per Te, e li troverete sicuramente quello che fa per voi per agghindare il vostro uovo. Prendo un filo di raffia e avvolgo il filo attorno a due dita. Questo lo trovate comunque nel video fiori di raffia, e userò molti di questi fiori per agghindare questo tipo di uova. Quindi
tolgo il rotolino e inserisco in mezzo una rimanenza della raffia e stringo con il nodino. Voilà, stringo forte. Se siete in due farete in un attimo, in uno è un po' più complessa questa parte dello stringere da solo il nodino, ma come vedete è fattibile. E tolgo l'eccesso, uno e due. E guardate un po', come vi ho fatto vedere anche nel video che vi ho suggerito, trovate la playlist di tutti i fiori di Arte per Te qui sotto nel box informazioni. Ecco il primo petalo, mentre per fare il centro del petalo, io già ce l'ho pronto, altro non ho fatto che una rotella di raffia. Trovate tutto su quel video, quindi è inutile che ve lo faccia rivedere. Pistola a caldo e colla sul fiore, perché è la parte più compatta, e attenti sempre a non bruciarvi. E andate ad adagiare ad arte, quindi con una certa composizione appunto studiata, i vostri fiorellini. Prendiamo il nostro rollino di raffia, mettiamo un punto di colla al suo retro e agganciamolo al centro, così. E il primo fiore è stato messo, ora andrò a comporre tutti gli altri. Poi con la raffia, io ce l'avevo quindi la metto, con la raffia animata, quella col fil di ferro dentro, vi faccio vedere, questa qua, faccio anche delle foglioline e vi faccio vedere come le faccio. Comincio a, è un po' come il killing, a girare intorno e a fare una rotella, molto semplice. Così, perfetto, taglio con un po' di disavanzo e lascio, quindi tengo fermo da una parte e dall'altra schiaccio, e siccome il filo è animato all'anima di fil di ferro, rimane nella forma che do, che poi naturalmente posso sistemare, ed ecco che nascono delle foglioline graziosissime. Metto su tutto il retro la colla a caldo e comincio a inserire dove penso che manchino le mie foglioline, qui. Allora, che ne pensate? Non è un ovetto delizioso? Pasqua primaverile, col botto! Stanno facendo i botti per le nostre uova! E allora, guardate che bello! A me dà tanta allegria! E passiamo a un altro ovetto. Questo qua che abbiamo fatto in lana aperto, io non lo guarnirò dentro. Allora, con un pochino di raffia e molta pazienza definisco tutto il contorno. Come faccio? Piano piano pongo dei puntini di colla a caldo o di colla attaccatutto su tutti i lembetti e allo stesso modo piano piano attacco proprio a filo la mia raffia. E senza bruciarmi, o almeno tentando, vado ad appiccicarla tutta attorno. Potete farlo anche col cordoncino, insomma, con quello che più vi pare. Visto? Che bellino, che prende certezza. E adesso decoro tutto l'esterno con dei fiorellini fatti sempre di raffia. Per fare i fiorellini cosa faccio? Prendo la mia raffia e faccio un 6 giri attorno alle dita. Zac, taglio, chiudo e faccio un nodino sempre con la raffia. Fatto questo, con un altro pezzettino di raffia faccio la stessa identica cosa e apro le orecchiette di tutti i petalini di cui è composto questo fiocchetto, tutti i giri di raffia. Una volta che i due fiocchetti sono entrambi bene aperti, così, sovrappongo l'uno all'altro in questo modo. E allora metto un punto di colla al centro del primo e vi sovrappongo l'altro, così, e schiaccio insieme. E il mio fiorellino è venuto fuori. Se voglio poi staccare un po', al centro metterò un tondino, prenderò appunto della raffia, arrotolerò semplicemente, mettiamola su tutto e fissiamola al centro. Tac, e
apprezziamo. E guardate che carino il nostro primo fiorellino, che andremo a posizionare con un punto di colla a caldo dove più desideriamo metterlo. Ed eccolo il nostro ovetto pronto ad accogliere qualcosa. Non so se metterò il pulcino, che sarebbe quello ottimale, ma da noi c'è la tradizione di regalare l'agnellino pasquale in marzapane, quindi penso che metterò della paglia e l'agnellino pasquale, in modo che venga un regalo completo, diciamo così, e più adulto, piuttosto che il pulcino di cioccolata, che mi sembra una cosa più da bimbi. Ve lo faccio vedere da vicino, guardate, qui c'è la nicchietta, il fiocchetto, la raffia tutta attorno e tutti i fiorellini. Questo mi ricorda un po' le cuffie da mare di quelle vecchie signore che si vedono ogni tanto in spiaggia, bellissime quelle cuffie da mare, speriamo ritornino anche per i giovani. Ed ecco qua anche un'altra proposta di uova, quindi abbiamo visto quello col fiocco, quello con la raffia, questo sempre con i fiori in raffia, e adesso passiamo alla corda. E il terzo e ultimo uovetto lo guarnirò con della corda naturale e della raffia, quella però con anima verde, in modo da creare dei fiori e dei fiocchi che guarniscano però questo ovetto solamente in un punto. Adesso guardate, faccio i soliti fiorellini però un po' più grandi che ho fatto poc'anzi e creo quindi poi una composizione di fiorellini che andrò ad adagiare solo e soltanto in un punto dell'uovo. Ci servirà ancora della raffia animata per fare qualche gioco di movimento. Prendiamo il nostro uovo, decidiamo il verso, per esempio se io volessi farlo così, faccio passare un pezzettino di raffia animata, ok, arrivata a misura, giro un attimo in modo che la raffia rimanga ben fissata dove voglio e arrotolo al dito e rilascio, voilà. E comincerei ad attaccare i vari fiorellini. Ed ecco qui il nostro nucleo di fiorellini, tutti belli appiccicati. E adesso taglio un bel po' di filo e passo adesso più o meno tutto attorno all'ovetto a mo' di impuntura, lì dove trovo degli spazi idonei al passaggio. Ok, passo col filo e annodo. Posso arricchire con nastri, insomma, io qui per esempio avrei anche il nastro verde da poter mettere, insomma, posso veramente fare quello che mi pare e sbizzarrirmi con la fantasia. Ora io continuo ad agghindare il mio ovetto un po' come più mi piace e poi noi ci vediamo, che ne dite, ci vediamo alla fine del video per vederlo completo. Ed ecco quindi l'ultima delle nostre creazioni, fiocchetto misto, raso, corda e raffia animata, guardate coi ricciolini, fiore di corda, vari fiori, fiocchetti di corda, altra idea delicatissima per una Pasqua piena di creatività. Ed eccole qui le nostre creaturine pronte per farci passare una Pasqua allegra e creativa. Ragazzi, spero che queste uova di filo vi siano piaciute, sono semplicissime da fare. Per fare l'ovetto proprio vero e proprio bastano un 7 ore, quindi voi le fate la sera e l'indomani state tranquilli, le troverete belle coriacee a decorare la vostra casa. Per il resto gli orpelli pensateci voi, mettete tutti quelli che preferite. Nel box informazioni vi lascio la playlist dei fiori di arte per te, casomai metto qualche altra playlist delle farfalline, di altre decorazioni magari fatte con la carta. Tutto il resto immaginatelo voi, createlo voi e postatemelo sulla pagina Facebook, fatemi vedere le vostre creazioni di Pasqua. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Belle.
intere, queste uova potete tenerle intere a mo' di decorazione semplice, magari le fate di tanti colori diversi e le mettete al centro tavola in un bel piatto, in un bel vassoio, magari con dei fiori di campo, oppure potete, come ho fatto io, bucare la finestrella al centro, inserire della paglietta e il cadeau da regalare ai vostri cari. Spero che questo video vi sia piaciuto, non è un'idea nuovissima, ma comunque mi sembrava bello farvi vedere la realizzazione di questo video, di questo tipo di uova, che molto spesso si vedono, molto spesso vengono comprate a prezzi molto alti e che è semplicissimo invece realizzare da sé ed anche una certa soddisfazione. Bene, se il video vi è piaciuto mi raccomando regalatemi un bel pollice in su tutto colorato di colori pastello e condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook e su tutti i miei social, il blog, Instagram, ovunque voi vogliate, io ci sarò ad aspettarvi. Non mi rimane che rimandarvi al prossimo video, che sarà ancora una volta un video pasquale. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci al prossimo video!